Benvenuti, previsioni, oracoli dal 16 al 22. Divertiamoci con le carte, come dico sempre io. Vediamo quale sarà il segno in questo momento. Voi sapete usare le carte a sceglierlo. Dunque, a ridaglia con l'acquario e col sette di spade, che abbiamo già fatto, e quindi lo lasciamo lì. La Vergine tocca sotto, c'è un acquario, ragazzi. Quanto acquario c'è questa settimana? Acquario e cancro settimana, però è il momento della Vergine. Come sapete, mi concentro su questa carta mentre rischio le altre e vi racconto dei pianeti. Vergine, in questo momento c'hai Venere lì dalla tua parte, proprio nel tuo spicchio di cielo. E Venere, non dimentichiamolo, è il pianeta della fortuna minor. Io credo che ci possano essere delle entrate, guarda gli 10 di coppe, lì, di denari, è bello, 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 bello. Perché la fortuna minor ce l'ho, ci assiste in questo, ci assiste anche nella nostra, nell'amore, ma quell'amore familiare, quell'amore del prendersi cura. La vedrei in Vergine, molto particolare. Molto bella tra l'altro. I segni di terra quindi sono fortissimi. Chiama questa Venere, questa Lilith in Vergine, Plutone in Capricorno, Urano e Giove retrogradi in Toro. Quindi energie veramente forti. Cominciano ad arrivare a queste energie pure così forti i segni di acqua. E in questo momento hanno Nettuno e Saturno retrogradi in pesci. E ahimè, questi due pianeti sono in esatta opposizione alla Vergine, quindi diciamo che fanno un attimo da rallentamento, ok, per quello che sono che l'evoluzione della Vergine in questo momento. In Scorpione abbiamo Marte. Questo Marte è messo nei confronti della Vergine in maniera positiva, si posiziona in maniera positiva, perché è un trigono. Non si stia, vabbè, la stiamo. È positivo. A Marte, nello Scorpione, si va ad aggiungere il 22, però quindi a fine settimana ne sentiremo gli effetti dalla prossima ancora. Mercurio in questo momento invece dà luce alla bilancia che ha anche il Sole nel suo segno e quindi a tutti i segni d'aria. Quindi i segni d'aria che hanno ancora queste due energie molto forti, anche se domenica già Mercurio cambia segno. I segni di fuoco non hanno nessun pianeta nello spicchio di cielo, ma presto arriveranno anche lì. Come dicevo, per quanto riguarda la Vergine, positive sono le energie che gli arrivano dallo scorpione e dai segni di terra, chiaramente, mentre invece combatte con questa opposizione dei pesci e dai pesci. L'idea che mi dà questa carta, il 10 di denari che vedo qui, è che ci possa essere una grande soddisfazione per la Vergine in questo momento, economica, lavorativa, professionale, ma anche familiare. Una Vergine si prende cura della sua famiglia. Andiamo a vedere però. Vediamo con quale energia arriva la Vergine questa settimana, ok? Allora, l'energia interna della Vergine è il 2 di denari. Questo lo spostiamo. L'energia esterna è il 5 di bastoni, il 9 di denari. Prendiamo le carte dei segni di terra, le carte celtiche, magica. Ok. Il 2 di denari. La Vergine in qualche modo ha raggiunto o sta raggiungendo un equilibrio nei riguardi di se stessa, ok? Se stessa nei riguardi di qualcuno che vede in modo particolarmente bello, ma quello che mi risuona è che proprio c'è una sorta di evoluzione della Vergine. La Vergine è in un momento di grande evoluzione. Per il raggiungimento di
un traguardo che possa essere familiare o economico. Vi faccio vedere una cosa interessante. Questo è il 9, qui abbiamo il 10. Quindi c'è un'evoluzione economica, familiare, quello che volete. Le carte sono così, ok. Adesso andiamo a vedere perché il 2 di denari, perché questo stare in equilibrio ma da pena nelle questioni familiari o nelle questioni che riguardano se stessi. Asso di bastoni, Paggio di bastoni, Carro e il giudizio al contrario. Allora, per la Vergine ci sono dei cambiamenti in atto, cambiamenti che riguardano la sfera delle passioni, quindi potrebbero essere attratti verso qualcosa o qualcuno o una situazione, dei nuovi inizi che ci sono. Però secondo me la Vergine non darà spazio a questi nuovi inizi, dico la verità. È come se ci fossero delle situazioni che si ripresentano, ma che non... che potrebbero ripresentarsi, perché la Vergine poi non porta veramente avanti, ok? Il 5 di bastoni mi dice, insomma, sull'energia interna qualche perplessità ce l'ho, adesso andiamo a rivedere meglio, perché ci sono questi inizi, c'è questo viaggio. Le perplessità potrebbero riguardare un viaggio, potrebbero riguardare qualcosa che ha a che fare con un trasferimento o un viaggio. Un'esperienza che la legge non vorrebbe rifare. Esternamente ci sono tutta una serie di conflitti, quindi con qualcuno all'esterno ci sono dei conflitti. Cavaliere di spade, morta, temperanza e 6 di coppe. Allora, i conflitti non posso escludere che riguardino figli, ma non posso nemmeno escludere che riguardino la famiglia vera e propria con questo 6 con questo 10 di denari che avevamo lì. Qui ci sono delle persone che non si guardano però in faccia. Anche se questa è una bella carta, solitamente a me quello che mi è arrivato stavolta è che tutte e due i protagonisti sono voltati da una parte e dall'altra. E non mi pare strana questa cosa. Che tra l'altro risuonano molto con quel 5 di bastoni. Quindi io credo che esternamente ci siano delle situazioni conflittuali, ma che vi portate da tantissimo tempo, tanto tempo. Ci sono delle chiusure in atto con qualcuno che però vanno guarite, quindi ci potrebbero essere delle riaperture. 13 e 14, ragazzi, eh. 13, 14, una presso all'altro, ci sono chiusure che potrebbero essere riaperte, guarite, se non sono riaperte sono guarite, ok? Trasformazioni in atto che vi portano a un nuovo equilibrio, molto presente l'equilibrio in queste carte. Adesso andiamo a vedere questa settimana esattamente cosa, quindi arrivate così, con questa voglia di pensare a voi nei confronti di quello che la fa. La stella. Il giudizio, l'albero della vita, sotto l'albero della vita, perché questo non so, il 10 di coppe, il 9 di coppe, ragazzi, manco aveste fatto tombola, asso di spade, l'imperatore, la Vergine ha fatto tombola questa settimana. Ma quanto sono belle queste carte? È come se aveste risolto qualcosa che un nodo karmico che vi stava trattenendo. E che riguarda la famiglia, che riguarda l'armonia familiare, che riguarda la presenza di situazioni in cui ci sono bambini o c'erano bambini, che riguarda assolutamente un nuovo inizio, cara mia Vergine. Io non lo so in che situazione sei tu che mi stai ascoltando, però forse è meglio che tu cerchi bene qual è questa situazione, perché qui c'è una situazione karmica che si sta risolvendo, che andrà a risolversi questa settimana, qualcosa che tu hai desiderato probabilmente, un ricongiungimento o un'armonia a cui pensavi di non arrivare, un nuovo inizio dopo un percorso abbastanza accidentato, polemico, conflittuale. La tua volontà è di ferro.
Si vede che qua la tua volontà è di ferro. Sotto abbiamo il due di coppe. Vi faccio notare. La regina di spade e il due di coppe. Vuoi imporre i tuoi limiti nel rapporto di coppia soprattutto, ma secondo me c'è proprio questa settimana il trionfo dell'amore, della determinazione di stare bene, del risolvimento di alcuni vecchi conflitti. O risoluzione, perdonate, insomma, la forma italiana prende quella più appropriata, il rimettersi in equilibrio rispetto a quello che è il proprio sé. Bellissimo, bellissime carte per la Vergine. Si vede che questa Venere nel vostro segno proprio fa effetto. Adesso andiamo a vedere, tra l'altro, insomma, la Venere in trigono con Marte. E vedere Marte sappiamo che è la coppia sacra, quindi l'arcangelo Gabriele, questo non vanno mai al contrario, che è messaggero di creatività e speranza, lascia che le cose accadano, segue il flusso. In questo momento il tuo flusso è assolutamente positivo, sai? Protetto l'arcangelo Gabriele. Ok, ricordiamoci, Arcangelo Gabriele, la sua luce è dorata. Ok. Dorato è anche il colore dell'oro. Dorato è anche quel 10 di denari che abbiamo visto. Dorato è anche il fondo di questo giudizio. Dorato è il fondo di questa carta. Come vedete, dorato è il fondo dell'imperatore. L'arcangelo Gabriele vi sta proteggendo, potete rivolgervi a lui se sentite delle difficoltà, però ragazzi è proprio un momento d'oro, d'oro, assolutamente, dorato era il 10 di denari, vediamo se riesco a chiapparlo, che avevamo visto prima, che era a fondo mazzo. Quindi siamo partiti con questa immagine dell'oro, del colore oro. Colore oro che abbiamo detto è tipico dell'Arcangelo Gabriele che è uscito nelle vostre carte oracolari. Quindi, ora non esce più. Se ne rimischio proprio bene questa carta. Eccolo qua. Era questa. Guarda che bell'oro che risalta. Quindi, anche qui abbiamo l'oro. Cara la mia Vergine, che devo dirti? Io spero, spero che tu mi sappia dire che effettivamente questa è la tua settimana d'oro. Te lo auguro con tutto il cuore. Vai, vai.